quando devo andare a fare tappi tappi nella realtà non devo per forza solo farlo passare in questa maniera qui, ok? Per poi andare a ricontrollarlo dall'altra parte. Nella realtà quando lui entra io posso fare più forte che posso e quindi posso entrare e fare questi lavori qua. Se io nella realtà non faccio questi lavori non c'è modo di salvarsi da uno che fa coltello, eh? Cioè a me è capitato di vedere della gente che per esempio tutto a posto. Allora, non è possibile pensare di dire ok faccio questo per magari andare a fare solo un blocco 4 e portarlo via. No, no, io lo posso fare il blocco 4, ma io quando entro qua sono andato, gli ho dato questi colpi. Poi dopo qui provo a gestirlo, ma intanto l'ho colpito, controllando, ok, ho questo. Questi sono i lavori che si possono fare e intanto lo controllo sempre. Quindi questo mi permette di fare un lavoro condizionato, nel senso che comunque siamo d'accordo su cosa lui farà, magari entra nella pancia dritto, io entro dentro e provo a fare dei lavori in cui ho sempre il controllo, ma dove comunque posso colpire al 100%, allora perché magari lo piglio, lo colpisco e gli do un po' di volte, prima magari di portarlo a terra perché magari devo pestare la lama e cercare di manipolare la testa. Capito? Quindi questo lavoro mi permette di essere estremamente realistico, magari anche con uno che non collabora tanto, perché comunque lui ha un tot di linee, non ha mille linee che può fare. Cioè lui alla fine farà sventagliate alla gola, a manetta, e puntoni alla pancia, allora ci si mette là e io subito sono in chiusura, qui non può più muoverlo. Il tapi mi serve sempre per entrare, il tapi non serve, e no, guardalo qua, il controllo ce la taglia, non riesce. Capito? Se avesse il parapalle, questi colpi qua non è che non li accusa nella realtà, perché se io gli do delle carcagnate sul muso, il naso, la gola, le palle, non è che dice niente. Però, allora, non gli sto facendo bene, perché comunque, se voi avete messo il casco, avete preso degli urti, sentite che la testa fa un... Cioè, quindi c'è proprio una vibrazione del cervello all'interno della cassa crania. Non gli sto facendo del bene, quindi non possiamo abusare e colpire al 100%. Però questo cosa mi permette di fare? Mi permette di fare un addestramento al tapi tapi molto realistico. Perché alla fine dei conti cosa fa? Mi permette innanzitutto di, quando lui entra, di fare del lavoro di questo tipo, quindi colpire in maniera decisa il braccio, no? Perché sappiamo tutti che la prima forma di disarmo reale non è tanto il fatto di andare a manipolare la mano. La prima forma di disarmo è lui arriva, il manettatore, io, bam, forte, prima ancora di fare qualunque cosa, bam. Se non è addestrato, come facciamo noi che facciamo con i copertoni per addestrare il radio a prendere colpi, è molto probabile che il vero pericolo per me sia il fatto che dopo che io sono andato all'ostruzione, il coltello per inerzia a parte mi venga addosso, senza che lui lo tenga, perché è facile che sfarfalli via. Quando abbiamo fatto passare questa qui, non è bastata questa carcagnata qui, siamo finiti qui. Questo è una cosa che io posso fare abbastanza bene prima di colpire la faccia. Prima di qualunque tipo di manipolazione, io comunque ho fatto un colpo, l'ho fatto passare, gli ho dato qualche altro colpo. Cioè non è che gli ho fatto delle manipolazioni andando a pensare di fare solo gli strip e via discorrendo, andando a fare disarmi. Io cosa ho fatto? L'ho percorso. Questo sistema di lavoro qui, negli ultimi anni non ho mai più visto nessuno farlo. Si vedeva negli anni 90 il mitico Paul Vuna che utilizzava sempre il sistema dei caschi, che è un sistema ottimo per lavorare. Allora, a me non piaceva molto quando lui dava le testate, perché io sono altissimo, quindi se do una testata è facile che io batta il naso sulla testa del mio avversario. Però per quanto riguarda la metodologia del lavoro, la metodologia del lavoro è sicuramente molto molto valida. Allora, se lui è incazzato, comunque cercherà di venire sotto e di accoltellare. Io cosa devo fare? Bene, offrirò le braccia, perché io devo fare il sacrificio. Il mio sacrificio è dato dal sacrificio delle braccia. Ok? Passato, ho controllato, quando entra dentro... scusate, non era chiuso. Cioè, il primo, quando lui entra, io potrei fare questo. Per andare sempre nella mia posizione di controllo. E da qua cominciare a lavorare con dei colpi che possono essere mani aperte e via discorrendo. Voglio colpire le gambe? Oh, voglio fare dello stamping? Lo posso fare. Si muoverà, magari lo devo far passare, di nuovo. E il lavoro qua deve venire a coltellare, deve ancora venire, sono di nuovo qua.
Come va? Va bene, ma non sta bene, perché tutte le volte che lui prende un colpo nel casco, la testa si shakera. Dentro la gelatina ti fa fare un attimo questo lavoro qua e tu hai un secondo, una frazione dove non sei più lucido. Quello permette le manipolazioni, permette di andare a percuotere ancora e di fare le manipolazioni che potrebbero essere utili per lo strip o per fare le direct set. Capito? Quindi questa è la maniera che secondo me è la più onesta possibile per poter lavorare contro un avversario armato di coltello. Allora, non gli sto facendo bene, però non gli sto facendo neanche tanto male. Cioè lui alla fine dei conti mi sta prestando il suo corpo per provare a fare qualcosa di un po' più, tra virgolette, reale. Però questa è un'ottima metodologia. Qui non abbiamo un coltello che è di gomma, abbiamo un coltello che è di alluminio, quindi se lui arriva e pianta, comunque un minimo di danno me lo fa, quindi io potrei per esempio agire anche con gli occhialetti, potrebbe essere una buona cosa per proteggere me se la colluttazione la vogliamo fare un po' più spinta. Ok? Però questa è, secondo me, la maniera migliore per poter fare del lavoro contro un avversario armato di coltello quando io sono disarmato. Attenzione, non deve essere però, tra virgolette, buttata lì. Cioè, non è che devo fare cosa mi viene, io devo fare ciò che precedentemente ho acquisito. Cosa faccio? Lavoro sempre sul lavoro di crossblock. Ok? Poi, invece di essere un pendolo, e quindi invece di essere un pendolare avanti e indietro, invece di essere un pendolare avanti e indietro, devo magari un chiudere per andare a gestirlo, va! Andare a chiuderlo. Se facciamo il lavoro del prigioniero, mettiamoci in questa maniera qui, io sono qua, se viene fuori questa qui, che lui comincia a pompare, questo è il lavoro, andiamo a prenderlo, boom, sono qui, e allora giro un pelo per farlo di cane. Ok, questo è il mio Russian tie, da qua comincio. Qui non è semplice per lui estrarre il coltello, prova a togliere, non va. Io qua ho i genitali, ho la faccia, voglio cambiare, gli do, voglio colpire, gli do. Intanto sto trattenendo il braccio, questo qui, lui anche lui ha dei problemi. Cioè non è facile anche combattere con un coltello, con uno che sa fare il suo, ti trattiene in una posizione che tu, se non sei sveglio, non lo sai liberare e comincia a picchiarti in faccia, ti dai calci, tutto quant'altro. Cioè non è così semplice. Però guardate, le metodologie di base devono essere sempre rispettate. Triangolo femmina, tappi tappi fatti in una certa maniera. All'interno dello schema del tappi tappi cercherò di trovare il posto per andare a fare dei colpi. Ma questo è sempre il mio hit set. Non è qualcos'altro che non sia l'hit set. Cioè è sempre quel lavoro lì. Certo, così viene più spiccio, ma perché me lo posso permettere senza fare, tra virgolette, troppo male a Manuele. Capito? Quindi questa è la maniera che si può utilizzare quando siamo, per esempio, molti di voi fanno il corso istruttori, benissimo, hai delle persone che vengono a fare delle sessioni private, è benissimo, si tira un casco, si fa lavorare in questo modo, che è un lavoro estremamente onesto, estremamente realistico di lavoro con il coltello. Ok, ovviamente non ve lo posso far provare perché abbiamo le attrezzature per tutti, ma ci tenevo a specificare bene come si lavora in maniera realistica e non collaborativa con uno che cerca di andare con la coltellata, perché comunque lui le coltellate le tira e io le coltellate comunque devo in qualche maniera gestirle, ma devo percuotere, senza percussioni non c'è modo di venirne fuori. E quindi non si può pensare di dire ok, passa e non lo percuoto, no, passa e lo devo sempre percuotere, perché quella percussione è quella che mi permette di portarlo in una posizione di svantaggio per lui. E magari di farlo anche desistere, perché non è detto che dopo che prende due o tre carcagnate tenda a lasciare il campo di battaglia, perché se vede che non è giornata può anche darsi che lasci perdere. Perché non è che tutti sono pazzi e tutti vogliono arrivare alla morte. Cioè se trovano uno che sa fare tutto il suo può anche darsi che dopo due o tre pugni faccia desistano di andarsene via. Ci sono dei filmati su YouTube, c'è quello che combattono dentro all'autobus, questo qua gli toglie via il coltello, vedi questo qua quando gli è stato preso il coltello, l'aggressore, vedi come scappa. Quando ha perso il coltello scappa come è veramente, sembra un fulmine a scappare via da quel bus, quindi può verificarsi anche quello.